Benvenuti amici telespettatori ad un nuovo appuntamento con il Lazio TG della provincia di Frosinone. Apriamo questa pagina di giornale con la cronaca. Stava lavorando nei campi quando all'improvviso ha perso l'equilibrio da una pianta di olive ed è caduto a terra battendo la testa, morendo sul colpo. È la sorte toccata questa mattina ad un anziano di Broccostella in località Colle Robosi. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, i quali però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. E domani sera su Italia 1 andrà in onda il servizio delle Iene, che porterà all'attenzione nazionale la situazione drammatica in cui si trova a vivere la famiglia di Abdel, che vive appunto in un garage di Cassino. L'appello del sindaco D'Alessandro è quello di trovare alla famiglia una casa, mentre la clinica Sant'Anna si sta prendendo cura del figlio disabile. Sentiamo i dettagli. Andrà in onda domani sera durante la nuova puntata delle Iene su Italia 1 la situazione della famiglia di Abdel, uno straniero senza lavoro costretto a vivere in un garage. Tutto questo accade a Cassino. La troupe della nota trasmissione televisiva è stata ieri nella città martire. La sensibilità della città, c'è da dire, non si è fatta attendere. La clinica Sant'Anna, appresa la notizia, si sta prendendo cura del figlio disabile di Abdel, mentre il comune si è subito attivato con i primi aiuti attraverso l'assessorato ai servizi sociali e della famiglia. Fin da subito, dice il primo cittadino Carlo Maria D'Alessandro, la priorità dell'amministrazione è stata quella di dare una vera casa alla famiglia. Ma nonostante le ricerche e gli appelli fatti, dice il primo cittadino, abbiamo incontrato qualche difficoltà a reperirla. Ora, anche grazie all'interessamento e alla cassa di risonanza che ci ha offerto il programma televisivo delle Iene, spero che la nostra richiesta di aiuto e quella di Abdel e della sua famiglia non rimanga inascoltata. Non possiamo stare a guardare, non possiamo girarci dall'altra parte. La nostra coscienza, ancor prima che il nostro ruolo istituzionale, ci impongono di attivarci. Insieme all'assessorato Benedetto Leone e ad Aldo Pasqualino Matera dei servizi sociali abbiamo messo in campo le prime soluzioni. Grazie al fondo Sosteniamo riusciremo a sostenere le spese di affitto della nuova casa per il primo anno e presto Abdel potrà iniziare a lavorare con il consorzio dei servizi sociali. Rinnovo il mio appello, dice D'Alessandro, a segnalarci soluzioni abitative adatte ad ospitare questa famiglia e rivolgo il mio sentito grazie alla clinica Sant'Anna, ai giornalisti e alle due inviate delle Iene che con premura e sensibilità hanno saputo informare cittadini ed istituzioni su un caso così delicato. Noi come comune abbiamo messo in campo un paio di soluzioni. La prima è quella insieme con il consorzio dei servizi sociali per dare da lunedì un minimo di sostegno ad Abdel e consentirgli di cominciare un piccolo lavoro e soprattutto siamo alla ricerca di un appartamento in maniera tale che possa trasferirsi nel più breve tempo possibile. Io spero che sia una questione di ore, se non di pochissimi giorni, trasferirsi dal luogo in cui si trova. E quindi faccio un appello soprattutto agli operatori del settore, a tutti coloro che possono in qualche modo indicarmi un appartamento, un immobile dove questa famiglia possa andare a vivere e le spese iniziali saranno a carico del comune perché si tratta di una situazione veramente molto particolare che ha commosso tutti e che ha portato anche un grande movimento di solidarietà nei confronti di questa famiglia perché, come spesso accade, Cassino in queste occasioni dimostra veramente tutto il suo grande cuore. Vi chiedo uno sforzo maggiore, indicatemi un immobile così come noi stiamo facendo, perché ci siamo messi in cerca, ovviamente. Si sono resi responsabili del reato di ricettazione e simulazione di reato, per questo sono stati denunciati dai carabinieri. Si tratta di un 23enne ed un 38enne che alla vista dei carabinieri lo scorso 24 settembre sono fuggiti dopo aver abbandonato un furgone con all'interno 40 batterie accumulatori per ripetitori telefonici di varie marche rubati nella Valle di Comino. Le indagini svolte dai militari hanno accertato che il mezzo sequestrato era stato noleggiato presso una società di Giuliano in Campania, dal 23enne, così come riferito dall'amministratore della società, ma mai restituito, poiché il giovane ne ha denunciato il furto presso la stazione Carabinieri di Napoli. A risalire a loro sono stati i carabinieri di Atina che li hanno identificati dopo che i due denunciati sono stati fermati dalla polizia autostradale di Cassino e, sprovvisti di documenti, sono stati accompagnati per l'identificazione ed opportunatamente fotografati, poiché a carico del 38enne figuravano precedenti
agenti specifici di ricettazione di batterie e gli agenti di polizia erano a conoscenza del sequestro delle batterie avvenute ad Atina, hanno provveduto ad inviare le foto che ritraevano i due al comando dell'arma di Atina, il cui personale riconosceva senza ombra di dubbio i due soggetti che nella serata del 24 settembre scorso si erano allontanati velocemente dal furgone sequestrato appena avevano notato il sopraggiungere della pattuglia dei carabinieri. Ci spostiamo invece alla politica, parliamo ancora di elezioni provinciali. Il 31 ottobre si scoprirà chi tra Antonio Pompeo e Tommaso Ciccone sarà il nuovo presidente della provincia di Frosinone. Intanto abbiamo intervistato l'attuale presidente in carica, Antonio Pompeo, sentiamo appunto le sue parole. Ultimi giorni di campagna elettorale per la riconferma, si spera, alla provincia di Frosinone. Come si sta muovendo? Beh, ci stiamo muovendo come ci siamo mossi nel corso di questi 4 anni, un contatto costante e diretto con il territorio, con gli amministratori, confrontandoci su quelle che sono le problematiche della provincia e soprattutto condividendo le azioni da mettere in campo. Per quanto riguarda invece il registro tumori, si è espresso il candidato alla presidenza dell'amministrazione provinciale Tommaso Ciccone, che ha dichiarato: una delle prime cose che farò una volta eletto al governo della provincia di Frosinone sarà convocare tutti i sindaci per sottoscrivere un documento da presentare sotto forma di emendamento al nuovo piano aziendale della ASL di Frosinone, che dovrà essere varato entro il 15 novembre. L'oggetto sarà l'effettiva istituzione del registro dei tumori all'interno dell'azienda sanitaria locale. Sono un grande sostenitore della battaglia che ha intrapreso in questi anni il consigliere comunale di Cassino, Carmine Di Mambro. Sono convinto che in un territorio con pesanti e diffuse criticità ambientali, con i casi di neoplasie che si sono moltiplicati in pochi anni, sia indispensabile un deciso passo avanti nell'attività di prevenzione e cura per le malattie oncologiche. Si è svolta a Cassino la presentazione del progetto assessorato nei quartieri, che si occuperà di visitare ogni mese un quartiere. Il progetto partirà domani e il primo sarà San Bartolomeo. Sentiamo. È stato presentato ieri in comune il progetto numero 14 dei servizi sociali, denominato Assessorato nei quartieri, che prenderà il via a partire da domani a San Bartolomeo. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di vivere da vicino le esigenze, le difficoltà, ma anche le potenzialità di ogni singolo quartiere. Lo hanno presentato l'assessore ai servizi sociali della città martire, Benedetto Leone, ed il sindaco Carlo Maria D'Alessandro. Porteremo l'intero ufficio dei servizi sociali nei quartieri, ha affermato Leone. Ci sposteremo ogni mese in un quartiere diverso. A fine mese si svolgerà un'assemblea in cui verranno raccolte le varie segnalazioni. Sarà possibile per i cittadini incontrare direttamente il sindaco e gli stessi potranno invitarci nelle proprie case per parlarci di quelle che sono le problematicità del quartiere in cui vivono. Il primo in cui ci sposteremo a partire da domani sarà quello di San Bartolomeo. Saremo lì una volta a settimana per tutto il giorno. Incontreremo parrocchie e varie realtà associative. Tutte le domande che il mercoledì i cittadini vengono a fare all'ufficio dei servizi sociali del comune le potranno fare direttamente nel proprio quartiere. Sarà l'occasione anche per effettuare le visite domiciliari con gli assistenti sociali. Saremo lì dalle 8 della mattina per verificare anche il funzionamento del sistema di trasporto scolastico. Una volta a settimana, tutto il giorno. Sarà l'occasione anche per i dipendenti comunali di conoscere più approfonditamente la propria città e per il cittadino di ogni quartiere di sentire l'amministrazione vicina alle loro esigenze e pronta a raccogliere tutte le segnalazioni del caso. Ha concluso l'assessore Servizi Sociali, Benedetto Leone. Il consigliere comunale Daniele Riggi chiede di adottare delle soluzioni strutturali per quanto riguarda l'allarme sulle polveri sottili in provincia e in primis bisognerebbe aggiornare appunto il piano urbano del traffico. Sentiamo.
A Frosinone, negli orari di punta, sembra di essere immersi nel traffico del raccordo anulare di Roma. Dopo l'ennesimo allarme ARPA sulle polveri sottili, bisogna adottare soluzioni strutturali, anche intercomunali se necessario. A parlare il consigliere comunale di Frosinone del PSI, Daniele Riggi, il quale aggiunge che sarebbe indispensabile anche aggiornare il prima possibile il piano urbano del traffico cittadino, uno strumento fondamentale che nella città capoluogo risale al 2010, quindi a ben 8 anni fa. Se consideriamo, dice, che va aggiornato ogni 2 anni, abbiamo già accumulato un forte ritardo. Dal 2008, tra l'altro, ci sono stati molti cambiamenti in termini di viabilità e di nuove costruzioni. Basti pensare che è stato costruito un nuovo stadio. L'ospedale è stato spostato, così come il mercato. La Montilepini ha subito una trasformazione radicale e a breve cambierà anche la fisionomia del quartiere Scalo, che in verità è stata già stravolta. Un piano urbano del traffico aggiornato consentirebbe, sostiene Riggi, di agire con più facilità e più tempestività sulla sicurezza stradale, sulla segnaletica e sulla viabilità attraverso la ridefinizione delle zone residenziali e delle zone 30. Ci sono molti quartieri della città, infatti, che da troppo tempo richiedono interventi seri, come la zona Cavoni, via San Giuliano e via Madonna delle Rose, che sono attraversate tutti i giorni da mezzi di trasporto pesanti, ma anche via Maria e altre vie che hanno seri problemi di sicurezza. Di qui la richiesta del consigliere Riggi di convocare una commissione ad hoc almeno per riprendere la discussione su questo importante tema, non più rinviabile. Oltre al piano urbano del traffico cittadino, bisogna anche cominciare a pensare a un tavolo intercomunale sul traffico per valutare la situazione critica dell'area del Frusinate, sostiene il consigliere. Il problema oramai ha assunto una dimensione provinciale, quindi è necessario progettare anche con i comuni limitrofi una nuova viabilità che possa alleggerire il traffico sul comune capoluogo. Più diritti, più rispetto della persona e della sua volontà. Il comune di Ferentino dà un segnale importante in tal senso e attraverso un provvedimento di giunta istituisce il registro per le disposizioni anticipate di trattamento. Basterà una dichiarazione da parte di un cittadino con la quale potrà manifestare la sua volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a questi ultimi, in previsione dell'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi. Nella dichiarazione si potrà indicare la persona di fiducia del disponente che ne farà le veci o lo rappresenterà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, qualora il disponente si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente la volontà relativamente ai trattamenti proposti. La dichiarazione potrà essere presentata presso l'ufficio di stato civile del comune di Ferentino attraverso un'apposita modulistica. Passiamo adesso alla nostra pagina sportiva e sentiamo i momenti salienti della conferenza stampa del patron del Frosinone Calcio, Maurizio Stirpe. Il presidente del club giallo-azzurro, Maurizio Stirpe, ha tenuto ieri una lunga conferenza stampa per fare il punto di un inizio di stagione più che sofferto. Tra i temi toccati proprio in apertura della conferenza, quello delle polemiche legate alla finale dei play-off contro il Palermo, dal ricorso dei siciliani per il tumultuoso finale fino all'invasione di campo dei tifosi ed il gesto compiuto da Nicola Citro, ora in prestito al Venezia, che ha gettato in campo il pallone dalla panchina nei minuti conclusivi della partita. Un gesto inaccettabile per la società e per il patron, che ha dichiarato, dopo il gesto che ha fatto Citro, non indosserà mai più la maglia del Frosinone, anche se ha ancora 2 anni di contratto. Abbiamo vinto sul campo, abbiamo vinto con merito. Se il Palermo non ha vinto è perché è stato, diciamo, inferiore a noi. Su alcune vicende, che in ogni caso sono vicende negative, che riguardano sia i comportamenti dei tifosi che il comportamento di un nostro tesserato, che contrariamente a quello che leggo anche sui giornali, cioè questo tesserato è oggetto di una richiesta di emissione di sanzioni da parte della federazione, quindi, cioè, noi non abbiamo avallato nessun tipo di comportamento, noi andremo avanti perché io ritengo che chi compie gesti di questo genere, anche se alla fine del risultato non sono stati rilevanti o essenziali, non merita di proseguire il rapporto di lavoro con la nostra società. Quindi da questo punto di vista io penso che il comportamento della società è stato sempre netto ed
inequivocabile da questo punto di vista, per cui noi andremo avanti, aspettiamo che la federazione ci dia riscontro alla richiesta che noi abbiamo fatto per avere un giudizio nei confronti di questo tesserato. 100 minuti di conferenza stampa per il presidente del Frosinone Stirpe. Il progetto di raggiungere la salvezza, ha detto il patron, non è ancora saltato. I risultati negativi della squadra vedono comunque una crescita e non sarà presa in considerazione l'attribuzione delle responsabilità di un eventuale definitivo decorso negativo della stagione solo al tecnico Longo, ma a tutta la linea di dirigenza che intanto resta la stessa. Stirpe ha ribadito che in caso di retrocessione lascerà la presidenza, ma che comunque non lascerà la società. Sempre in caso di retrocessione, il costo degli abbonamenti sarà pari al 40% di quello attuale, in modo che gli abbonati che lo rinnoveranno è come se avessero pagato per 3 anni, riferendosi all'attuale stagione e quella passata, un abbonamento per la Serie B. Longo, vi posso dire la verità, è stato in discussione nella mia testa al termine della partita con la Sampdoria. Lì, onestamente, ero veramente molto amareggiato e molto deluso, soprattutto per la dinamica di come era avvenuto il risultato, con una squadra che nel primo tempo, secondo me, ha giocato il miglior primo tempo del suo campionato, poi nel secondo tempo era sparita dalla circolazione, quindi lì qualche dubbio, onestamente, mi viene. Ma siccome poi sono sempre una persona che lavora per, mai contro gli altri, ho ragionato soprattutto che al tecnico bisognava dare tempo. Il tempo ce n'era stato poco anche per lui, 3 mesi, perché in pratica noi abbiamo perso, che era il 15 di settembre contro la Sampdoria, era come se in pratica in una gestione normale di un campionato uno fosse la prima giornata del campionato, se la vedete da questo punto di vista. Oltre questo non ho più avuto dubbi, cioè quindi ho detto al tecnico di pensare solamente ad ottenere delle buone prestazioni, che è la condizione preliminare per poter portare a casa un risultato, quindi di continuare a lavorare con tranquillità, perché tanto non è mia intenzione in questo momento di cambiare allenatore, fin quando lui sarà difendibile e fino adesso tutti gli elementi che lo hanno consentito di rimanere sulla panchina del Frosinone lavorano per lui, perché io penso che dal punto di vista sia del lavoro sia dal punto di vista che sta facendo sul processo di integrazione dei ragazzi, sia per quello che riguarda i rapporti con gli altri componenti della nostra società, a Longo non gli si possa rimproverare niente. L'ASD Sora Calcio rende noto che il centrocampista Ivan Reali nei prossimi giorni sarà sottoposto al Policlinico Umberto I di Roma a un intervento chirurgico per ridurre la frattura al lobo frontale del viso subita durante la partita a Sora Pomezia di domenica scorsa. Fanno sapere che i tempi stimati per un recupero completo sono di 6 mesi, anche se il calciatore potrebbe tornare a giocare prima con una speciale protezione. Termina qui anche l'appuntamento di oggi con il Lazio TG, grazie per essere stati con noi, arrivederci al prossimo appuntamento.